Assolutamente sì. E adesso Barbara è arrivato il momento, siamo arrivati quasi a fine puntata, ci gustiamo lo speciale realizzato dall'amico Lorenzo Valeriani che continua il suo percorso con il coro Emozioni Antiche di Casalbordino. Allora, eccoci tornati sul palco dell'auditorium col maestro Nicola Miscia, Sì. clarinettista e soprattutto fratello del maestro Loredana, Loredana. amici. È forse questo l'onore è più grande, possiamo dire. Sì, soprattutto mi va di ricordare mio padre, perché la nostra passione è nata proprio da nostro padre.
che purtroppo non c'è più, che lui ha formato il primo gruppo bandistico circa 60 anni fa, dove noi, io, mia sorella, mio fratello, abbiamo iniziato questa passione di... Vostro fratello, quindi anche musicista? Anche un altro fratello, sì. Ah. Adesso non pratica più, però anche altre sorelle, chi fa canto, insomma tutti però quanti della famiglia. Il primo in famiglia è stato vostro padre. È stato trombettista, è stato per oltre 50 anni capobanda di questa banda che ha girato veramente tutta l'Italia, siamo stati anche all'estero. Dopodiché questa passione è andata avanti, dove io mi sono diplomato a Pescara e ho intrapreso questa carriera, suonando con tantissimi gruppi, orchestre, e tuttora io faccio la mia libera professione, suonando con chiunque, insegno privatamente e faccio questa mia libera professione. Giustamente do anche una mano, ecco, a mia sorella. Quando sono curioso, perché sì, per noi che giriamo da mesi, sì, davvero dal mese di ottobre del 2023, per la prima volta nella nostra trasmissione vediamo un coro tradizionale accompagnato dal clarinetto. Ecco, ci l'idea... ci sono state anche altre volte che noi abbiamo fatto questa collaborazione, che dà una mano anche al coro, anche alcune voci, diciamo così, certo, che sostituisce, o dà una mano ai contralti, ai soprani, a seconda di quello che manca. Di supporto, sì, quindi. Di supporto, sì. Tecnicamente la possiamo definire così, la presenza. Sì, diamo questa mano e qualche volta anche qualche parte da solista che dà uno spicco in più al coro. Inno a Casalbordino. Casalbordino me, paese care, tu sci a quattro passi dallo mare. Casalbordino me, paese bello, lo sguardo te se posa alla maiella. Paese care, paese d'amore, paese bello che parla lo cuore. Sci in un giardino che adoro de rose, sci proprio bella come la sposa. Alla collina te ci sa riposa, che la Madonna sa miracolosa. Lo santuario dopo sta lucendo, la bella torre a te, alta e imponente. Paese bello, paese fatate, mi c'è ingandata da quante sonate, e tra la torre, le fiume e l'uvina, sta le bellezze di Casalbordino. Ci sta le belle stelle che te tocca, poco lontano tutti lo trabocca. Quando la sera piena sta la luna, tu ti rispicchi dentro le due fiume. Casalbordino, paese ingandato, dalla Madonna miracolata, le casaliste se sente protette e la Madonna le porta in betta. Inno a Torino di Sangro. Torino, care me, sei belle tante, si è della brusta nostra lo diamante, tutti i poeti artisti addirittura, che sempre fedeltà esse ti giura, tutti i nastorri che è fenomenale, maestro Renzetti di fama mondiale. Ti è lo trabocca che bello ci appare, la luna che si specchia in mezzo al mare, se lo poeta addona c'è l'amore, de belle figlie che dona lo cuore, tu sei una terra che dà la speranza, e in mezzo a mare tutte le paranze. Cara Torina, tra montagna e mare, tra grandi artisti che non delupare, lungo lo fiume Tere serva bella, a dove cresce Lecce e Sanguinella. A suo paese ci sta la Madonna, che le protegge da tutto il mondo. A maggio dalla gente venerata, tra fiore, feste e cante ve pregate. Posata la collina, agnina rosa, tu sei lo vero sonno di una sposa, cara Torina a me piena d'amore, che non discorda, te porta lo cuore. Grazie. Denigrata un po' questo genere, lo possiamo dire, con la difficoltà anche, maestro, di intercettare nuove figure, i giovani, anche se questo ovviamente è un coro creato, sì, all'interno dei centri anziani. Però in generale la musica popolare non è così accattivante per il pubblico più giovane. Beh, ecco, siamo in un discorso di passione, però... Angelo Pagano, ad esempio, appena ascoltato, sì, invece, insomma, ha abbassato la media di parecchio. Sì, però io penso che piano piano rinascerà anche questo, perché dove io collaboro con i vari gruppi inseriscono anche il coro, e ci sono anche dei giovani, senza
A parte ci sono anche quelli della mezza età, però hanno cominciato anche i giovani a partecipare e a darci una mano a ricostruire questo passato del coro. Che sarebbe anche, davvero importante. Sì, ma soprattutto è per stare insieme, perché oggi, come si sa, ci siamo un po' distaccati e con il coro e con la musica ci si ricrea la... Qualche anno fa ci siamo distaccati per un motivo gravissimo, purtroppo che non vogliamo ricordare, poi orribilis davvero, e poi però ci sono delle situazioni particolari, un po' i social, un po' che evitano, no, questo contatto diretto tra persone, e quindi ottimo questo lavoro nel generare non solo cultura ed arte, ma anche e soprattutto una socialità più forte e importante. E le dico questo, che noi abbiamo un gruppo dove c'è una formazione clarinettistica, ci sono molti giovani che sono appassionati, dove noi invitiamo anche dei grandi clarinettisti dove facciamo questi corsi. Dico la verità, questi giovani si appassionano e studiano con una volontà che fa veramente paura. E vanno tutti all'estero, che sono anche molto bravi. Infatti questi ragazzi stanno in giro per l'Europa, Germania, Francia, Svezia, Finlandia, e sono tutti ragazzi e cercano di rientrare piano piano, che qui si sta cercando di ricreare quello che si è perso negli anni. Tesoro nostro, e ce lo dobbiamo tenere assolutamente stretto. Allora noi del suo clarinetto abbiamo ascoltato e percepito dei suoni ovviamente legati alla tradizione popolare, però adesso lei ci deve fare un regalo, ci deve fare un pezzo 30-40 secondi del
genere secondo lei più accattivante e più televisivo, visto che siamo in TV su Rete 8. Va bene, maestro?